Le rose di Anouar. Anouar è partito. Finalmente Anouar ha preso il volo per il suo Bangladesh. Padre morto, i riti mancati, la famiglia in attesa, odori affollati, imballata in un sogno, la piccola bicicletta. Prima di partire Anouar ha sparso rose sulla città, ogni rosa un sorriso, estratta dal mazzo con mano gentile, fiammelle nelle sere invernali, scarlatte, bianche, crema, carminio. La mia si è aperta magnificamente e da giorni sta seccando nel vaso. A una cadono le foglie, ma non i petali, che ancora si tengono stretti. Non oso toccare il loro senza tempo. Si apre al mare la piazza del Papa. Europa e India come miraggi a specchio. Ogni desiderio è un emigrante, ogni luogo è figlio di un altro profumo. Le rose aspettano il ritorno di Anouar. L'India si stende fuori dall'inverno. Dalle rose ai mucchietti. Il passo non è breve però. In due parole ci dici perché e se permetti, Grazia, anche per movimentare un po'. Anouar, in fondo io ricostruisco un'altra vita che non è la mia, quindi la vedo, la guardo dal di fuori e quindi è una storia in cui poi in parte mi rispecchio, ma insomma una storia di un personaggio. Invece nei Mughetti la protagonista sono proprio io, che realizzo praticamente un desiderio, che era quello di vedere questi fiori in un viaggio in Norvegia, quindi questo motivo del viaggio, e poi riesco a realizzarlo in Friuli, insomma, no? Perché mi trovo nella stagione giusta. E poi, ecco, lasciamo la sorpresa, insomma, questo viaggio si trasforma in qualcos'altro, ecco, qui accade qualcosa che si sente di più rispetto alla poesia precedente, perché appunto è vissuto più nella mia interiorità, quindi riesco a dirlo.